L'hai sentita la storia di Anthony Quinn? È incredibile. Vero? Non lo so, però sono esseri umani che si fanno amare pure anche nella loro, nel loro essere unici, no? Allora, abbiamo qui, ditemi sempre di sì, tu sei conduttore televisivo, wedding planner, in questo libro racconti un po' la tua vita. Ma no, la mia vita, più come che altro sei diventato quello che sei. Brava! Ecco, ma giusto. Ma sai che me lo chiedevano tu, tanti tuoi colleghi, tanti giornalisti, un sacco di interviste, e dicevano, sai, un po' per caso, ma poi alla fine proprio così per caso non lo è stato. E quindi l'ho scritto lì dentro, perché ci ho riflettuto, ho detto, secondo me non è stato così per caso il fatto che io faccia questo mestiere e soprattutto farlo in questo modo. Ed è partito, tu sei nato in provincia di vissuto, in provincia di Salerno. Napoli! E spero di stare, scusami, di Napoli. Pensavo a mio padre, perché non so, perché mio padre era dalla provincia di Salerno, quindi secondo me ho fatto uno switch con, ecco. Ed erano 12 figli. Ah, ecco, noi, noi eravamo 15, una famiglia un po' più... No, più, insomma, meno, normale, più ristretta. Sì. Quanti eravate in casa? Tre più mio Però padre tu mio racconti mamma. Che da bambino il gusto dell'osservazione di questi ricchi, sontuosi... Matrimoni. Talvolta anche un po' sopra le righe, matrimoni napoletani ti incantavano, perché... Sì. Beh, io sono nato e vissuto fino a che ero ragazzino in questo palazzo insieme alla famiglia di mio zio, dove avevo queste cugine femmine che si dovevano maritare. E quindi quando arrivava il momento, quindi sono state tre o quattro una dietro l'altra, quando è arrivato il momento di questi matrimoni... Ma tipo Jane Austen, dobbiamo sposare le ragazze, le dobbiamo dubbi. Sposare le ragazze. Ha iniziato prima la mia cugina Michela, la più piccola di tutto il gruppo, è stata la prima, e lì sono partiti i preparativi incredibili. E no, tu che facevi in quel caso? Allora all'inizio osservavo, ero troppo piccolo per poter far niente, ma dopo ho avuto anch'io i miei incarichi, però osservare questa bellezza, osservare il tumulto che c'è, l'organizzazione, arrivano i regali, gli amici, le tavole sempre imbandite, c'era sempre da mangiare e da bere, arrivano i parenti da fuori, quelli che abitavano all'estero, quelli che abitavano nel nord dell'Italia, eccetera, quindi questa atmosfera di festa che ti faceva un po' brillare gli occhi, no, io sono, e quindi l'importanza di questo evento. Ed era quella la tua gioia da bambino? Era quella la mia gioia, era la gioia di scoprire innanzitutto e di vedere un po' che cosa succedeva. Quando arrivava il matrimonio, allora c'erano i regali, quindi belle tavole, si mangiava insieme, stavo con i cugini, quindi era più bello del Natale. Eri un bimbo felice? Molto. Sì, e sì, questa sì, cosa, sì, diciamo, decuplicava la tua felicità? Sì, assolutamente. Era, come ti dicevo prima, meglio di andare al mare a Ferragosto, cioè, capito? Era quello, lo stare insieme con tanta gente, fare festa. Ti rivediamo a Ballando, anche questa è una bella festa, stavi con Alessandra Tripoli nel 2014. E poi vai a vivere a Milano perché eri un ragazzo che amava il bello, ma volevi, diciamo, spiccare il volo. Cosa ha rappresentato per te Milano? Beh, innanzitutto l'autonomia, essere autonomo, tagliare un po' il cordone ombelicale. Diciamo che nonostante io venga da una famiglia del sud, sono un po' atipico, ho cercato subito di rendermi autonomi, fare la mia strada, non cercare... Non hai nessun accento napoletano, peraltro. Io vivo qua da moltissimi anni, però parlo correttamente il napoletano con mia mamma al telefono, per tipo, esempio. Tipo, cosa vi dite? No, mia mamma, la prima domanda che mi fa, secondo te qual è? Hai mangiato. È ovvio. Lo sai che Elsa Morante diceva che la più bella frase d'amore non è ti amo, ma è hai mangiato. Ma è ovvio, ma è ovvio. Innamorata quando chiedeva all'altro, hai mangiato. Quando sei arrivato. Sì. Cioè, sono le due... Esatto. Vero, sì, vero. È vero, anche se è arrivato. E quindi... Sì, sì, sì. E quindi sono arrivato qui da solo, eccetera. E che cosa le rispondi? In napoletano? No, ma io mento a mia mamma, mica posso dire che non ho avuto tempo di mangiare, che viaggio. Che ti vogliamo sentire io ti voglio parlare. Sentire parlare napoletano, dammi questa gioia. Io faccio la mamma, pronto Enzo, hai mangiato? Mamma, ma lo sai, sì, ho mangiato. No, non parlo proprio napoletanissimo. No, dai, parlo proprio napoletano. Non ce la faccio, non vuole, no. Pensa in napoletano, lui pensa in napoletano. Penso in napoletano, sì, sì, faccio. E parla in italiano. Senti, ma è vero che una volta sei addirittura
scappato perché la mamma stava per comprare, racconti nel libro, un vestito che non ti piaceva. Questo e è tu? Vero. Questo è vero. Allora, siccome lei è la mia peggiore cliente, ma è sin da piccolo, no? E lei non ascolta quel che dico, gliene frega. E eravamo in un negozio dove questo qua cercava di venderle un abito che a me non piaceva. Che cosa ho fatto? Io sono scappato dal negozio, quindi lei ha dovuto inseguirmi e non ha comprato l'abito. Quanti anni avevi? Ma ero piccolo così, quindi 7-8 anni. Sì. No, ho detto questo abito non te lo devi comprare. Io mi ricordo anche l'abito che io volevo farle comprare perfettamente, me lo ricordo proprio, una fotografia, e questa qua voleva spingere questo abito terribile, la commessa. Ma esiste un concetto universale di bellezza o di bruttezza, oppure ognuno di noi si deve, diciamo, no, così rapportare con quello che più ti valorizza? Questo sicuramente. Sono vere tutte e due le cose che hai detto, nel senso che c'è una bellezza oggettiva sulla quale non si discute, e poi c'è sicuramente poi una soggettività. Poi, parlando dell'abito, deve essere assolutamente donante, ti deve migliorare, deve renderti bella, eccetera. Senti, torniamo ai matrimoni, ripartendo sempre da Hollywood, da Tyrone Power e Linda Christian, qui presente. Matrimonio, diciamo, fantasmagorico, che ancora appunto oggi incanta gli occhi di uomini, donne e piccini. Va bene come lancio? Sì, vai. Allora, cosa ti raccontava del suo matrimonio, Romina, se ti raccontava qualcosa? Chi? Mia nonna? Sì. No, non mi ha mai parlato del matrimonio. Mia nonna ha sempre vissuto nel presente. Vorrei dire che qua non c'è nemmeno uno sposato. Vorrei che un'onta di vergogna già chiuso la mia attività. No, no, tu ti sei sposato, però non è stato annullato, quindi non volevo. Però la cerimonia l'hai fatta. No, ne ho fatto due, essendo di Palermo, quindi ne ho fatto una in Toscana ai tempi e una. Una due feste abbiamo Toscano fatto. Ah, ok. E il mestiere di wedding planner lo hai inventato tu, per capirci? No, inventato no, l'ho importato. L'hai importato tu in, diciamo, Italia, che in Italia ho iniziato io tantissimi anni fa. E ho fatto un po' fatica a spiegare esattamente cosa facesse un wedding planner. Adesso, per fortuna, lo sanno tutti, la televisione ci ha aiutato. Perché in questo la bellezza e la felicità di quel momento. Esatto, ma e dando poi una spinta organizzativa non male. Certo. Cioè, io quando ho iniziato il matrimonio era il banchetto di nozze classico, no? Ti metti a tavola per ore. E invece cosa ci metti in più? Lo faccio diventare la festa, lo faccio diventare dinamico, io voglio che la gente si diverta. Quando ti arrivava un invito a un matrimonio, secondo me tu sei d'accordo, sembrava una specie di sequestro, andare a un matrimonio qualche anno fa era una roba terribile. A quanti matrimoni vai? Togli pure qualche anno fa. Ecco. No, adesso secondo me se è organizzato bene, se i tempi sono scanditi bene, eccetera, ci si diverte. E qui racconti anche questo in questo libro. E, mi dici una cosa, la scaramanzia, tu le origini napoletane un po' le ricorderai. Cosa non deve mancare nell'abito di una sposa? Allora, qualcosa di blu, qualcosa di prestato, qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio, qualcosa. Erano cinque, mi manca la quinta, ma comunque io un cornetto glielo metto sempre. Sì, sì, sì. Glielo cuci dove? O nella bretella, ma generalmente non hanno. Nel corsetto, perché la lingerie generalmente non la mettono nella bretella. Senti, mia madre si lamenta spesso le spose sono troppo scollate adesso. Anch'io mi lamento. La trovo una cosa veramente volgare, però, vero? Assolutamente, lascio. Ma devo dire che con le ultime collezioni le cose stanno un po' cambiando, si sono accorte le spose che possono andare col sedere al vento anche nel resto, cioè non in chiesa, ecco. Io sono veramente. Non è bello, no? È terribile. È terribile. Cioè, il matrimonio quindi deve conservare un po' di classicità, se no che ti sposi a fare, scusami. Soprattutto non per essere bacchettone, ma soprattutto se decidi di sposarti in chiesa, certo, se vuoi sposarti bravo in un bel prato, se tu fai quella scelta lì, secondo me un minimo di eleganza bisogna seguirla. Allora, tu hai, la Pellegrini, la Lagerbach con Bossari, anche la nostra Grimaldi, che è un'unione civile. Mi aspettavo di vederla oggi, sì. Nelle rotazioni non sempre ci sono. E ti faccio vedere, Liz Taylor e Richard Burton, sposati due volte, 8 matrimoni Liz Taylor. E lei la mia cliente ideale. Eccola qui, bellissima. Questo è il primo o il secondo, però Enrico è il primo.
che non andò benissimo. Devo dire che anch'io ho avuto nella mia carriera qualche Liz Taylor di turno, nel senso che uno si è sposato, poi si è risposato, capito? Ma quando ci si sposa in età molto più avanzata, io quelle vestite di bianco al terzo matrimonio fa un po' ridere. No, no, non è necessario vestirsi di bianco e neanche sembrare una meringa, cioè è sufficiente un abito da cocktail, un abito da sera, poi in base all'orario. Non mi sento però di, voglio dire, bocciare totalmente il bianco. Cioè puoi prendere anche un blanc à sé, come dicono i francesi, un bianco. Anche se sei al secondo giro. Al secondo giro, ma perché le dobbiamo togliere sta gioia? Cioè un bell'abito da sera, magari un po' ricamato, eccetera. Che sia chiaro, va bene. Cioè, non me l'aspetto una sposa vestita di scuro in ogni caso. Ti faccio vedere un matrimonio, diciamo, famoso, blasonato, proprio uno degli ultimi arrivati, dalle cronache, sono i reali di Giordania. E lì Rania era vestita, la suocera, era vestita di nero. Ma com'è possibile? Questo ci non crolli sull'abito nero, vai. Molto belli gli sposi. Il ruolo della mamma qual è in un matrimonio? Tu lo spieghi nel libro. È fondamentale, considera che lei è la vera wedding planner. Prima che arrivassimo noi come professionisti del matrimonio, chi organizza il matrimonio è la mamma della sposa, la padrona di casa, quella che dette un po' le regole, eccetera. Quindi innanzitutto il mio consiglio è allearsi con lei per far sì che tutto fili liscio e accontentare sia lei che la sposa, perché bisogna accontentare sempre la mamma della sposa. Parole come pietre. La suocera. Qual è il colore che è veramente vietato come invitati a matrimonio? Per un invitato il nero, a matrimonio. Ovviamente. E anche il bianco, però. E anche il bianco. Il bianco e il nero sono due colori che evidentemente si evitano, ognuno per un motivo diverso. E anche il rosso, che secondo me cattura troppo l'attenzione. Non è carino catturare l'attenzione, visto sempre che dovrebbe essere sotto, dovremmo sempre essere un po' sotto la sposa. Tant'è esatto. Che la Pippa Middleton, vi ricordate, al matrimonio di William e Kate, che catturò molto l'attenzione anche per questo, diciamo, lato B, come lo chiamereste, molto evidenziato. Non fu una cosa molto chic, giusto? Assolutamente, c'è qualcuno che l'ha messa lì perché non era il suo posto. A chiudere un corteo ci sono gli uomini, garçon d'honneur, non c'è la damigella donna, ok? Che di solito va davanti, prima della sposa. Quindi lì è proprio tutta una manovra studiata a tavolino. Da lei, secondo te? Ma dai Middleton, secondo dai Middleton. Cattiveria. Senti, ma è vero che hai una collezione di alzatine a casa? Più di 400. Più di 400, le alzatine, spieghiamolo, non ne abbiamo una qua in studio, sono delle... io le adoro, i piatti uno sopra l'altro. Esatto, col piede, che servono per i buffet dei dolci, per i confetti, per presentare qualsiasi cosa. Dove le tieni 400 alzatine? Ovunque in casa, nascoste, nei pensili o anche esposte sui mobili. Perché? Perché è un oggetto che mi piace, nonostante io non sappia più dove metterle, ti giuro che quando ne vedo una o anche un mercatino, io me la devo portare a casa, non c'è niente da fare. Perché c'è un elemento di sogno che è rimasto dentro di te. Probabilmente, pensa che il mio primo matrimonio, quando è stato, ho fatto un bellissimo debutto al Four Seasons a Milano un po' di anni fa, io ho portato tutte, e non ne avevo neanche una da lavoro, avevo solo una parte della mia collezione, l'ho imballati nei fogli di giornale, mi sono caricati in macchina e le ho portate al mio primo matrimonio. Meraviglia. E c'è un disegno appunto proprio di quel tavolo all'interno del libro. Va bene che ci